Ciao, sono Galileo Galilei. Con l'uso di sensate esperienze, di certe dimostrazioni e disponendo di nuove tecnologie, sono riuscito a raggiungere risultati nel campo della fisica e dell'astronomia. Ho dimostrato che il moto dei gravi non dipende dal loro peso, ma dall'attrito dell'aria. Facendo cadere dalla Torre di Pisa due sfere di ferro identiche ma di peso differente, entrambe le sfere toccano il suolo nello stesso istante. Con un moto dei gravi uniformemente accelerato, la velocità è direttamente proporzionale ai tempi di caduta. Un giorno ho avuto la brillante idea di utilizzare un piano inclinato per dimostrare che un corpo partendo da fermo percorre spazi proporzionali ai quadrati dei tempi misurati. Per le misure inventai un orologio d'acqua. Durante le cadute delle sfere di bronzo, lasciavo versare da una cannuccia dell'acqua che riempiva un bicchiere. Pesando il bicchiere ho potuto dimostrare il tempo passato durante la discesa. Qualche anno dopo la mia morte, Isaac Newton si servì del mio apparecchio per realizzare altri esperimenti sulle cadute dei corpi. Vi descriverò il piano inclinato. Allora, è composto da cinque parti che sono la piattaforma di partenza, un primo rettilineo, una curva di 180 gradi, un secondo rettilineo e la piattaforma di arrivo, che è posta sopra un pilastro che poi sorregge il tutto. Per assemblare ogni pezzo tra di loro sono stati disposti su tre elementi, delle linguette che, incastrate tra di loro, vanno ad ammontare tutti insieme ed attaccarlo bene. Così poi la rampa sta su. Allora, il dislivello tra la piattaforma di partenza e quella di arrivo è di 0,49 metri, mentre invece quella complessiva, no, la lunghezza complessiva è di 2,10 m. Allora, la pendenza è stata calcolata sulla base della formula dislivello fratto distanza e il risultato è 0,23 metri. Lungo il piano inclinato, sia all'inizio che alla fine della curva, sono state inserite due bandierine rosse. Al fine di individuare due step a inizio e a fine curve per agevolare il calcolo della velocità istantanea e dell'energia cinetica degli oggetti. Adesso analizziamo le macchine a rodiglio. Abbiamo deciso di utilizzare due macchine diverse, perché la macchina 1 e la macchina 2 hanno due masse diverse. E poi abbiamo analizzato anche la biglia, perché la biglia ha un diverso tipo di attrito rispetto alle macchine. Infatti, le forze che contrastano le due macchine sono due, attrito radente e volvente, mentre invece nella biglia c'è solo l'attrito volvente. In sintesi, i dati del piano inclinato che sono stati misurati sono quelli riportati nella tabella, che è stata condivisa su Google Drive. Per misurare poi l'accelerazione media e la velocità media, più precisamente, abbiamo girato gli oggetti per 10 volte, così per essere più precisi. I tre oggetti che abbiamo utilizzato per le prove del piano inclinato sono due macchinine e una biglia con massa diversa. Iniziamo dalla massa maggiore, cioè la macchinina numero 1. Per misurare la massa abbiamo utilizzato una bilancia digitale con sensibilità di 1 grammo. Dopo aver posato la macchina sulla bilancia abbiamo registrato una massa che è di 0,46 kg. Questo valore, insieme alla misura della quarta della piattaforma di partenza e conoscendo il valore di G, ovvero dell'accelerazione gravitazionale terrestre, ci ha permesso di calcolare l'energia potenziale dell'oggetto allo start, che inizialmente coincide con la sua energia meccanica. È stato inoltre necessario effettuare una serie di misure lungo il piano inclinato, in particolare abbiamo individuato due punti. Il primo è all'ingresso della curva ed uno è all'uscita. Abbiamo chiamato questi due punti step 1 e step 2, per cui la quota al punto di partenza è di 0,46 metri. Allo step 1 invece è di 0,37 metri, allo step 2 è di 0,2 metri. E per finire alla quota sulla piattaforma di arrivo che coincide con il piano d'appoggio della struttura che è 0 metri. I valori dell'energia potenziale calcolati sulla base della stessa formula sono di 0,08 e 0,04 joule. All'arrivo, cioè alla quota 0, il valore dell'energia potenziale sarà ovviamente 0. Altre grandezze fisiche misurate sono state la velocità media e l'accelerazione media, in cui i valori rilevati sono rispettivamente di 1,8 m al secondo e di 5,5 m al secondo quadro.
È interessante notare come i valori di accelerazione media registrati non coincidono con il valore di 9,8 metri al secondo quadro, cioè il valore dell'accelerazione gravitazionale terrestre. Questo è dovuto a due fattori fondamentali. Uno, ai fini delle prove effettuate, è stato necessario trascurare le forze di attrito radente e volvente che si oppongono al moto della macchina durante il suo moto. Due, al Ok, fatto che non adesso vi tutta la farò forza peso vedere contribuisce come all'andamento analizzare del le corpo forze in di un caduta piano lungo il piano inclinato. inclinato. Prima di Quest'ultimo interessante iniziare, volevo aspetto farvi sarà vedere analizzato nello una cosa specifico. fondamentale per analizzare le forze di questo piano inclinato. Come vedete, c'è il disegno di una pallina su un piano. Analizziamo le forze. Allora, questa pallina ovviamente agisce la forza peso, che è sempre verticale. Ok? Però questa pallina non cade perché c'è il piano. Il piano, quindi, è un vincolo. Cos'è un vincolo? Un vincolo è un oggetto che impedisce ad un altro oggetto di compiere un movimento, cioè un determinato movimento. Questo vincolo, però, ha una forza chiamata reazione vincolare, che è sempre parallela al vincolo, cioè al piano. Quindi così. E la chiamiamo R. Ok? E fin qua ci siamo. Adesso passiamo al piano inclinato. Come vediamo, c'è una pallina e adesso analizziamo le forze. Ovviamente c'è la forza peso verticale qua e la reazione vincolare che è parallela al vincolo, cioè al piano inclinato. Quindi non è dritto, ma così. Aspettate che ho sbagliato. E fin qua ci siamo, gli diamo i nomi P e R. Ho dimenticato di fare questo. Allora, c'è l'altezza di questo piano inclinato. E la lunghezza. Se le sto facendo male, però voi state capendo, ovviamente. Ok. Allora, qua non c'è molto da fare, cioè ovviamente qua erano in equilibrio perché c'è il vincolo, cioè il piano inclinato che impedisce alla forza peso di far cadere la pallina, però qua non sono in equilibrio perché la pallina ovviamente cade, quindi no, non possiamo fare niente, però possiamo trovare altri vettori che ci serviranno per calcolare. Cioè, per trovare perché, come fa a cadere questa pallina, quale forza fa cadere questa pallina. Come facciamo a trovare queste forze? Dovremmo scomporre i vettori forza-peso, cioè dobbiamo scomporre il vettore forza-peso. Come facciamo? Allora, noi dovremmo fare una parallela perpendicolare al piano inclinato, cioè così. Ok, così e così. Come vedete, fatto qua, piano inclinato. Ah, ho fatto queste parallele, queste linee. Come vedete, qua c'è la forza perpendicolare, la chiamiamo P, e qua c'è la forza parallela. Ok.
abbiamo trovato questi due vettori. Cosa ci servono questi due vettori? Allora, come vedete, P perpendicolare è perpendicolare, parallela ad R, o no, scusate, è opposta alla reazione vincolare. Sono un po' confuso. E questi due sono equilibranti, quindi sono forse sì. Allora, dovete fare ovviamente F, cioè forza equilibrante, è uguale a forza peso parallela. Per trovare forza peso parallela dovete fare peso per altezza diviso la lunghezza. Vedete? E così trovate peso, forza peso parallela che fa cadere la pallina. L'avventura del piano inclinato continua sulla piattaforma di partenza, dove la macchina si trova ad una quota di 0,49 metri. Applicando una leggera forza, la macchina inizia il suo viaggio aumentando la sua energia cinetica, che è inizialmente di 0 joule. Ogni tratto percorso lungo il piano inclinato, l'energia cinetica aumenta, portandola ad una velocità istantanea di 1,6 metri al secondo quadro. Ma l'energia cinetica non è l'unica protagonista qui. Infatti, l'energia potenziale, che inizia a 0,22 joule in cima al piano inclinato, diminuisce man mano che la macchina scende. L'energia meccanica rimane costante a 0,22 joule lungo tutto il percorso. Mentre la macchina continua il suo viaggio, incontriamo anche una serie di forze che influenzano il suo moto, come la forza gravitazionale, che è la forza predominante tirando la Oltre ad aver macchina verso il utilizzato basso due lungo il piano macchine avendo inclinato, differenti e anche masse, la forza abbiamo provato ad elettrico eseguire delle prove bovente, che anche con una rallenta biglia di la velocità della metallo, macchina durante il suo ossia un percorso. oggetto che potesse escludere l'attrito radente lungo l'espone della curva del piano inclinato e che fosse soggetto esclusivamente ad attrito bovente. La biglia, inoltre, assume in curva una traiettoria molto più irregolare rispetto alle macchinine. Infatti, i continui urti generati dalla risposta elastica dei bordi della pista determinano un'ulteriore dispersione di energia meccanica, che si trasforma in energia termica oltre che elastica. La biglia nel punto 1 si trova ad una quota di 0,37 metri, conoscendo anche la massa del corpo, cioè 0,021 kg, e l'accelerazione di gravità, cioè 9,8 metri al secondo quadrato. Possiamo calcolare la quantità di energia potenziale che possiede la biglia al momento della partenza con la seguente formula: massa per accelerazione di gravità per altezza. Al termine del percorso, l'energia meccanica sarà costituita invece dalla sola energia cinetica, o movimento, che possiamo calcolare con la formula 1 mezzo per massa per velocità alla seconda. L'energia meccanica è infatti data dalla somma delle due energie appena analizzate, applicando però l'approssimazione di ipotizzare come inesistente la forza di un attrito volvente e le ulteriori dispersioni dovute alla traiettoria. Dall'analisi delle misure rilevate dai nostri compagni emerge che, sulla base dei risultati della quantità di energia che possiede ogni corpo che percorre la rampa, possiamo calcolare la velocità istantanea di ognuno di essi, che era l'obiettivo finale del nostro esperimento. L'unica approssimazione fatta necessaria è stata quella di trascurare l'attrito che i corpi in caduta subiscono durante il loro moto a causa dell'aria, attrito viscoso, e del contatto con la superficie del piano inclinato, attrito radente e volvente, che determinano la trasformazione dell'energia meccanica in energia termica ed energia elastica, a causa degli urti che gli oggetti hanno in discesa contro i bordi esterni ed interni della rampa. Queste misure non sono per noi infatti rilevabili nel dettaglio. Dalla differenza tra l'energia meccanica e l'energia potenziale possiamo quindi ottenere la quantità di energia cinetica. L'energia meccanica è infatti data dalla somma delle due.
Dopo aver ottenuto la precedente misura con una formula inversa, possiamo quindi ricavare quella per il calcolo della velocità istantanea, ossia velocità istantanea radice quadrata di energia cinetica per 2 e fratto massa. Abbiamo calcolato la velocità istantanea esclusivamente nei punti indicati dalle bandierine, cioè in ingresso ed in uscita di curva, chiamando questi punti step 1 e step 2. I dati registrati sono stati tabellati all'interno di un foglio di lavoro Google in modo tale che le misure rimanessero disponibili e condivisi tra noi studenti impegnati nel progetto. La macchina 1 ha allo step 1 velocità istantanea di 1,6 metri al secondo, allo step 2 di 2,4 metri al secondo. Allo stesso modo la macchinina 2 ha allo step 1 velocità istantanea di 1,6 metri al secondo e allo step 2 di 2,3 metri al secondo. Lo stesso procedimento per la biglia. Allo step 1 velocità istantanea è uguale a 1,6 metri al secondo e allo step 2 di 2,4 metri al secondo. Possiamo osservare che all'aumentare della distanza che percorrono le macchinine e la biglia, la velocità istantanea che viene rilevata in ogni corpo è sempre maggiore nel secondo punto. Questo perché l'energia potenziale che costituiva interamente l'energia meccanica all'inizio si è trasformata in energia cinetica con l'aumentare del tempo trascorso. Al termine del percorso, quindi, tutta l'energia potenziale si sarà trasformata in energia cinetica. Questo è in perfetto accordo con le osservazioni già fatte da Galileo Galilei sul piano inclinato e ciò si tratta di un moto uniformemente accelerato. Ringraziamo i nostri compagni per aver contribuito alla realizzazione del progetto, i prof. Meraviglia, Anastasi e Russo per averci sostenuti, il professor Donzelli per averci assistiti durante le riprese audio e video, infine un ringraziamento particolare alla professoressa Bortolazzi che ha realizzato questo bellissimo piano inclinato permettendoci di lavorare a questa fantastica iniziativa.